Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ancora aggiornamenti per quanto riguarda il terremoto del centro Italia, perché è deceduto questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara per insufficienza multiorgano secondaria, sindrome da schiacciamento Filippo Sanna, il giovane di 23 anni, originario di Nuoro, ma che viveva ad Amatrice, in provincia di Rieti, con la famiglia e che era rimasto per alcune ore sotto le macerie della sua casa in seguito alla scossa dello scorso 24 agosto. Filippo Sanna viveva con i genitori e la sorella, rimasta anche lei ferita, seppur in condizioni meno gravi, ed estratta dalle macerie dai soccorritori. Più gravi invece erano le condizioni del 23enne, che una volta soccorso era stato ricoverato in elisoccorso all'ospedale di Pescara, dove è deceduto nella tarda mattinata. Le sue condizioni erano state definite dai sanitari molto gravi e si trovava in stato di coma nel reparto di rianimazione. Nei giorni seguenti il sisma, familiari e parenti erano stati al fianco del giovane. E adesso torniamo ieri pomeriggio ai funerali che si sono celebrati ad Amatrice. Ieri il momento del lutto e del dolore, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre alte cariche dello Stato, ma ovviamente da oggi bisognerà pensare anche alla ricostruzione. Poi ci sono le inchieste della magistratura, in particolare quella della Procura di Rieti sul crollo della scuola di Amatrice. Allora sentiamo il servizio. Ogni morte porta poi una nascita, è la cosa che mi sono sentito dire, perché quella mi è venuta in mente subito la prima mattina quando dissi: nei momenti coincidati Amatrice non c'è più. Gli 8 lunghissimi minuti in cui sono stati letti i nomi delle 245 vittime reatine del terremoto, momento più toccante della cerimonia funebre celebratasi ieri pomeriggio ad Amatrice, non hanno ancora chiuso il cerchio della tragedia terremoto. Nella cittadina reatina si scava ancora, mentre all'Hotel Roma è stata recuperata l'ultima vittima ufficiale. Intanto c'è voglia di voltare pagina e di aprire una nuova fase che passa da un lato per l'accertamento delle responsabilità e quindi dall'inchiesta della Procura di Rieti, che proprio in queste ore sta acquisendo documenti relativi all'appalto della scuola crollata, e dall'altro dalla ricostruzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Matteo Renzi, ieri ai funerali, hanno ribadito ancora una volta che lo Stato resterà al fianco dei cittadini terremotati, mentre il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha già tracciato la via per uscire dall'attuale emergenza, annunciando che tra pochi giorni verrà creata un'area dove sorgerà una Amatrice provvisoria, con esercizi commerciali, ristoranti, un'area ludica e un teatro. Questo è un paese che nei momenti tragici c'ha un cuore immenso. La sfida oggi è di fare in modo che una popolazione che è stata parzialmente sfrattata dalle sue terre prossimamente ritorni, diciamo, ad occupare il posto che aveva prima. La solidarietà di tutta Italia si è concretizzata nei volti e nelle mani dei tanti volontari accorsi e nelle lacrime di ieri pomeriggio ai funerali. E poi c'è stato l'affetto soprattutto delle regioni limitrofe a Marche e Lazio. I più vicini al dolore degli amatriciani sono sicuramente gli aquilani. Il sindaco del capoluogo abruzzese, Massimo Cialente, chiede che mai più accada che un terremoto provochi tutte quelle vittime. Il dolore oggi è terribile. Il mio appello, questa è la battaglia nostra di aquilani, mai più. Non può essere per un sesto grado, vediamo tanta sofferenza e tanto dolore. È un appello, prendiamo coscienza che ci costerà qualche sacrificio, ma questo paese deve diventare un paese sicuro. Io la cosa che qui non posso vedere sono le bare bianche, sono le bare dei bambini, avete visto, no? Cioè non è, noi non possiamo, quando in apertura della messa si dice riconosciamo i nostri peccati, io credo che molti di noi, un po' tutti, ma soprattutto chi ha responsabilità politica, amministrativa, se non risolve questo problema non potrà mai chiedere più perdono. E proprio nel senso in cui andavano le parole del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, c'è
una notizia arrivata questa mattina, infatti con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 giugno del 2016 è stata assegnata all'Abruzzo la somma di 10 milioni di euro per interventi di prevenzione del rischio sismico. Ne ha dato notizia il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso nel corso della seduta di giunta che si è svolta ieri. Nell'ambito del finanziamento statale la Regione individuerà la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali su edifici pubblici e privati, dandone comunicazione alla Protezione Civile. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, sta lavorando ad un protocollo fra Regione e ordini professionali di ingegneri, architetti, geologi e geometri per una mappatura delle strutture abitative storiche nella nostra Regione. Paolo Renzetti. La Regione Abruzzo sta pensando ad un protocollo a Mazzocca con gli ordini professionali per iniziare un discorso diverso per quanto riguarda il controllo dell'agibilità degli stabili pubblici e privati nella nostra Regione. È fondamentale andare a verificare non solo l'agibilità di un edificio, ovvero la possibilità di utilizzarlo in tempi più o meno relativamente brevi, così come era utilizzato prima dell'evento, ma quanto e soprattutto il livello della vulnerabilità degli edifici, ovvero lo stato di salute dell'edilizia storica sull'intero territorio, per quanto ci riguarda, regionale. Non è un discorso che si può fare in 448 e né con tempi brevissimi, un discorso a medio termine, ma che secondo noi va avviato e ora è il momento di non procrastinare oltre le attività. Per fare questo state pensando ad un protocollo con gli ordini professionali? Noi abbiamo già avviato i primi contatti con gli ordini professionali affinché si possa appunto nel medio termine attuare una strategia che stiamo elaborando in queste ore, che è volta a vedere appunto lo stato di salute del nostro patrimonio edilizio storico, affinché qualora purtroppo torni a verificarsi un evento, una scossa tellurica della stessa tipologia e entità di quella verificatasi il 24 di agosto, ci si possa trovare pronti e quindi possiamo sapere a monte qual è la situazione e che tipo di attività a livello preventivo noi possiamo e quindi in base a questo piano dovremo svolgere. Proseguiamo con la pagina dedicata ancora al terremoto e restiamo ai problemi della nostra regione. Condivido e faccio mio l'appello lanciato dall'ingegner Piero Tronca, professionista di grande competenza, e sottolineo l'immediata necessità di mettere a punto l'area dell'Alta Valle della Terno con un piano di prevenzione e consolidamento degli edifici che tenga conto delle caratteristiche peculiari di vulnerabilità degli stessi. Così il presidente della seconda commissione territorio, ambiente e infrastrutture al Consiglio regionale Pierpaolo Pietrucci, intervenendo sulle questioni legate proprio al post sisma del 24 agosto scorso. Il piano, sottolinea Pietrucci, va fatto subito. A Giulianova completate le operazioni di verifica sugli edifici scolastici dopo il terremoto. Intanto proseguono anche i lavori di miglioramento in alcuni plessi della città. Sentiamo il servizio. Nessun edificio ha registrato visivamente danni o lesioni, e quanto riferisce il comune di Giulianova a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici tecnici comunali sugli edifici scolastici nell'immediatezza del post terremoto dello scorso 24 agosto. Anche se il territorio comunale giuliese è inserito nella zona sismica numero 3, cioè con pericolosità sismica molto bassa, ha ricordato l'assessore ai lavori pubblici Francesca Guerrucci, si sta effettuando l'adeguamento sismico degli edifici adibiti a scuole. Sono state impiegate somme considerevoli e sono in arrivo ulteriori finanziamenti regionali. In merito al complesso scolastico De Amicis, la prima fase, comunque migliorativa, sarà portata a termine il prossimo 6 settembre. E chiudiamo questa pagina dedicata al terremoto con un'ultima notizia. Dopo la consegna dei lavori per il ponte di Aprati, questa mattina la provincia di Teramo ha consegnato anche quelli per il miglioramento sismico del ponte di Frattoli nel comune di Crognaleso
Frattoli, scusate, nel comune di Crognaleto, che saranno effettuati dalla ditta Palumbi Costruzioni. Un impegno economico di quasi 298.000 euro per un intervento che dovrà concludersi da capitolato in 105 giorni. Ed ora cambiamo argomento. Riunione tecnica questa mattina in Regione per parlare dei lavori che dovrebbero portare alla costruzione a Pescara di un nuovo depuratore per risolvere gli annosi problemi di inquinamento del fiume e del mare che ha il capoluogo adriatico. Sentiamo. Sindaco Alessandrini, questa mattina in Regione importante riunione per parlare del problema acqua di Pescara e soprattutto del nuovo depuratore. Ci sono due linee di condotta che porterete avanti. L'obiettivo naturalmente di lungo periodo è la realizzazione di un nuovo depuratore. Abbiamo provveduto all'individuazione di una serie di aree che sono prossime al depuratore esistente. Poi ci sono misure invece di breve periodo che sono altrettanto importanti perché servono sostanzialmente a diminuire l'attuale afflusso di acque da depurare al depuratore. Questo significa da un lato operare, chiamiamoli così, forme di collettamento verso altri impianti di depurazione per sgravare, in particolare San Martino, per sgravare la portata del depuratore di Pescara, e l'altro invece la realizzazione di vasche di laminazione. Cosa sono le vasche di laminazione? Sono delle grandi vasche in cui far affluire le acque che durante le piogge sono tante e mandano in tilt il depuratore. Si tratta di accumularle lì in attesa di inviarle al depuratore. Ci sono, diciamo, due opzioni, credo quella più significativa è quella per cui vogliamo realizzare una vasca di laminazione lungo l'ansa del fiume per guadagnare anche uno spazio su quella parte, quello spazio sull'acqua, e consentire sostanzialmente la realizzazione di una piazza ulteriore come luogo di incontro delle persone. Fissare un tempo di avvio dei lavori, e si può già ipotizzare una data? Un depuratore si costruisce in un paio d'anni, bisogna naturalmente avere la disponibilità delle aree, questo è ciò su cui stiamo lavorando, visto che Pescara, questa straordinaria città, è povera di territorio e quindi il recupero di aree diviene un'operazione faticosa ma necessaria proprio per consentire lo sviluppo, la crescita del nuovo depuratore. Ed ora ci spostiamo a Penne, dove si è tenuto un consiglio comunale straordinario per discutere di sanità e del futuro dell'ospedale San Massimo. Consiglio comunale straordinario per le sorti dell'ospedale di Penne. Presenti in sala, oltre a molti cittadini, anche i sindaci dell'area vestina che temono per le sorti della salute dei propri cittadini. Abbiamo raccontato le battaglie che stiamo facendo non da oggi ma da due anni contro la chiusura totalmente immotivata dell'ospedale di Penne. Per tre ragioni immotivata. La prima, perché Penne serve un territorio montano, non solo pescarese ma anche teramano, e quindi è impossibile in caso di patologie gravi come infarto, ictus o grande trauma raggiungere l'ospedale di Pescara. Essendo rimasto solo l'ospedale di Pescara non può far altro che rintasarsi, come le cronache dei giornali riportano, il pronto soccorso sta scoppiando. Il terzo elemento è che non è possibile che la provincia di Pescara, che ha 300.000 abitanti, di fatto rimanga senza un presidio ospedaliero. Insomma, il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, deve tornare indietro su questa scelta, che è contro il diritto alla salute di tutti i cittadini della provincia di Pescara, in particolare dell'area vestina e di Penne. Io sono innanzitutto felice per la ricca partecipazione che c'è stata e soprattutto per l'attenzione che tutti hanno avuto per l'argomento, e anzi a un certo punto c'è stata un'eccessiva vivacità da parte dell'uditorio, ma sicuramente noi siamo sempre fiduciosi che il ricorso al TAR possa giovare per questa causa, e come ho già accennato stiamo attendendo oramai nel giro di qualche ora o di pochi giorni la risposta dello studio legale che sta seguendo la pratica e che ci dovrà dire esattamente il margine che abbiamo noi per raggiungere la sicurezza del risultato. Cambiamo argomento, anche il comune di Francavilla al Mare si è attivato per il progetto di inclusione sociale attiva. Sentiamo come nel servizio. Il comune di Francavilla ha predisposto un progetto che prevede l'inclusione attiva, ovvero un contributo per le famiglie disagiate della vostra città. Il progetto è nazionale e fa parte del PON Inclusione Sociale.
il piano di contrasto alla povertà. Il Comune di Francavilla, ma tutto l'ambito Foralento, ci teneva ad essere pronto a partire il primo giorno in cui gli utenti possono godere di questo beneficio, che è il 2 settembre. I requisiti sono molto stretti e quindi era utile non creare false aspettative, ma comunque rivolgersi a chi effettivamente potrà beneficiare della famosa carta acquisti, che sperimentata nei grandi capoluoghi d'Italia dal 2 settembre coinvolgerà l'intero territorio nazionale. Il requisito economico è molto basso, quindi parliamo con nuclei effettivamente dove c'è una condizione di povertà, quindi con un ISE, un indicatore ISE inferiore a 3.000 euro, e comunque nuclei che in nessun altro modo devono essere assistiti da altre forme di ammortizzatori sociali. Sarà comunque tutto sul sito internet dei comuni dell'ambito Foralento, quindi come sempre nella massima trasparenza. Per accedere al servizio bisognerà rivolgersi al segretariato sociale di ogni comune dell'ambito Foralento dove l'utente è residente, e le assistenti sociali dal 2 settembre sono pronte ad aiutare a compilare questi moduli, che comunque sono moduli discretamente complessi. L'aspetto importante è che non parliamo di un semplice contributo economico, ma parliamo di un processo di inclusione, di un progetto di inclusione attiva. Quindi il soggetto, per poter beneficiare di questi fondi, deve necessariamente aderire a un progetto che favorisca la propria autonomia. A 73 anni dal secondo conflitto mondiale, Pescara, grazie ad una iniziativa comune dell'ANPI e della presidenza del Consiglio Comunale, ricorderà i bombardamenti del 43 che distrussero la città. Presidente Blasioli, a 73 anni di distanza è giusto non dimenticare e mantenere la memoria dei danni subiti da Pescara nel secondo conflitto mondiale. Anche quest'anno come amministrazione comunale ricordate quell'evento tragico. Pescara memoria, e per averla la deve tramandare principalmente ai giovani, e quindi vogliamo attendere l'apertura delle scuole per fare in modo che i ragazzi siano quantomeno informati di questa manifestazione e poi possono decidere se partecipare o meno. Quindi dare ai giovani la memoria del nostro passato, sapendo che questa città 73 anni fa, proprio il 31 di agosto, vede arrivare tra le 13.22 e le 13.25 degli aerei dal mare, aerei alleati, a bombardare la stazione di Pescara. Molte persone, dopo quel 31 di agosto, Pescara aveva vissuto indirettamente la guerra, abbandonano la città e si recano nella parte dei Colli Alti di Pescara. Lì aspettano di rientrare in città, alcuni addirittura rientrano dopo l'8 settembre, quindi dopo l'armistizio, pensando che la guerra fosse terminata. In realtà il 14 di settembre, quando noi terremo appunto questa manifestazione alle ore 21, Pescara subisce il secondo bombardamento, e poi ancora il 17, il 20 di settembre, poi ancora a dicembre di quell'anno, e poi fu la volta delle mine dei tedeschi che, lasciando Pescara, abbatterono quasi tutto quello che era presente in città. 73 anni fa Pescara conosceva la guerra all'interno delle sue mura, sopra le nostre teste. Ai tanti giovani di oggi che vedono la guerra soltanto in televisione vogliamo ricordare che 73 anni fa la guerra fu nella loro città, e quindi bisogna ogni giorno coltivare la pace. Oltre 10.000 penne nere si ritroveranno a Castellalto in provincia di Teramo per il raduno sezionale degli Alpini Abruzzi. L'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi ha scelto il comune di Castellalto in provincia di Teramo per ospitare il raduno sezionale degli Alpini Abruzzesi dal 2 al 4 settembre, che porterà a Castelnuovo Vomano più di 10.000 penne nere. Il gruppo Alpini di Castellalto, con i suoi 105 aderenti, è molto attivo sul territorio, soprattutto nelle attività di protezione civile, ed è proprio questa vocazione all'assistenza della popolazione nelle emergenze, con i volontari dell'ANA già impegnati con vari gruppi nelle operazioni di soccorso post terremoto nell'ambito della colonna mobile della protezione civile della regione Abruzzo, che ha spinto a dedicare interamente questo raduno alle popolazioni colpite dal terremoto. L'associazione sta studiando in che modo e in che termini raccogliere questi fondi per poter poi fare un intervento in simbiosi con le tre sezioni interessate, che sarebbero la sezione di Roma, la sezione delle Marche e la sezione Abruzzi, a che si possano eseguire degli interventi che possano risolvere nell'immediato quello che sono per riportare alla normalità la vita in queste comunità.
Noi in tal senso avremo l'occasione con il raduno di Castellalto, in cui chiederemo sensibilizzazione a tutte le amministrazioni dove noi abbiamo i gruppi, se vogliono farsi partecipi delle nostre attività a raccolta di fondi, a che poi si possa fare un intervento concreto e ove il nostro supporto economico della sezione Abruzzo e dell'Abruzzo intera possa essere sostanzioso e un supporto significativo. Molti si aspettano questo raduno anche perché è la prima volta che facciamo un raduno regionale a Castellalto. Da parte dei cittadini c'è molta curiosità e anche come amministrazione abbiamo cercato di dare il meglio dal punto di vista logistico, perché sono attese migliaia di persone, quindi abbiamo cercato di collocare su tutto il territorio l'arrivo degli alpini. Sicuramente molte attività andranno dedicate, un pensiero va anche alle vittime del terremoto e anche tante attività saranno rivolte a questa purtroppo tragedia che è avvenuta. Da domani a domenica a Pescara verrà ospitata la Festa Nazionale di Sinistra Italiana. La kermesse vedrà dibattiti, incontri e momenti di svago. Da domani a domenica si terrà a Pescara, a Villa De Risis, la prima Festa Nazionale di Sinistra Italiana. Un appuntamento importante, Melilla. Sì, noi abbiamo l'ambizione di raccogliere la grande tradizione democratica delle feste dell'unità e quindi vogliamo garantire che questa tradizione vada avanti, e questa festa vuole mettere a confronto, come si faceva nelle feste nazionali dell'unità, tesi diverse, sviluppare un dialogo tra le forze politiche, quindi ricollocarsi su quel filone che il Partito Comunista Italiano aveva saputo coltivare, quello della curiosità, quello dell'apertura ad altre tesi, quello della partecipazione politica dei cittadini, perché noi riteniamo che senza la partecipazione politica, senza i partiti organizzati, non ci sia la possibilità di cambiare le cose in meglio nel nostro paese. Quindi la festa ha anche questo obiettivo politico, favorire la partecipazione dei cittadini. A proposito di Sinistra Italiana, Melilla, a Pescara in Consiglio Comunale non ci sarà più SEL, ma bensì Sinistra Italiana. Noi stiamo superando Sinistra Ecologia e Libertà, aprendoci, allargandoci, mettendo a disposizione la forza modesta ma significativa che rappresentavamo, e come abbiamo fatto al Parlamento, in cui abbiamo sciolto il gruppo di SEL e dato vita a Sinistra Italiana, anche qui al Consiglio Comunale di Pescara si chiude la storia di SEL e nasce quella di Sinistra Italiana. Ci auguriamo che personalità di altri partiti, di altri movimenti, di altre forze sociali, indipendenti, possano scegliere Sinistra Italiana come terreno su cui sviluppare un'azione politica. Ed ora siamo allo sport, calcio di Serie A in primo piano. Ultime ore di calciomercato, ovviamente si infiammano anche per quanto riguarda il Pescara, che cerca il colpo in attacco, e proprio negli ultimi minuti è spuntata l'idea Antonio Cassano per quanto riguarda la formazione guidata da Massimo Oddo. Questa almeno è l'indiscrezione rilanciata da Sky. I vertici societari del Delfino starebbero pensando al talento di Bari Vecchia proprio per rafforzare il reparto avanzato. Sentiamo comunque il punto della situazione nel servizio di Andrea Costantini. Ultime ore di mercato per il Pescara in attesa dello stop ufficiale delle 23. Biancazzurri a caccia del colpo finale per puntellare l'attacco. Al di là dei nomi circolati negli ultimi giorni, l'idea di queste ore è quella di Antonio Cassano della Sampdoria. Una boutade di quelle che riempiono gli ultimi istanti di calciomercato o qualcosa di concreto? Le dinamiche del pomeriggio lo riveleranno. Certo, il nome di quelli che fanno sognare, perché il talento del giocatore di Bari Vecchia, anche a 34 anni, è indiscutibile. Starebbe a Oddo cercare di gestirne il carattere esuberante. Di certo Cassano non rientra nei piani della Sampdoria, diverse squadre si sono interessate, tra queste lo Spezia, ma il funambolo barese ha declinato. I nomi già sul tavolo del presidente Sebastiani e il DS Leone sono quelli di Pietro Iemmello, Gonzalo Berghessio e Bruno Petkovic. Oddo gradirebbe particolarmente Berghessio per struttura fisica e per esperienza nella massima serie. L'argentino ha risolto il contratto con i messicani dell'Atlas Guadalajara, ma bisogna trovare la quadra per l'ingaggio, visto che con la precedente squadra guadagnava ben oltre il milione di
euro e dovrebbe abbassare e di tanto le pretese. Su Berghessio si è fiondato anche il Palermo. Il club di Zamparini marca anche Pietro Iemmello, la cui situazione è particolare. Ha firmato con il Sassuolo con la promessa di tornare in prestito allo Spezia, ma poi l'attaccante, già noto in Abruzzo per il dietro front di Lanciano 12 mesi fa, non è rientrato in Liguria, forte dell'interessamento del Pescara e non solo. Giocatore in ascesa, che per là sarebbe una scommessa, ma con un costo più accessibile. Il Delfino continua a tenere d'occhio anche Bruno Petkovic, l'attaccante croato riscattato a giugno dal Trapani, è il giocatore più intrigante di questo terzetto a livello di talento. Gran fisico ma anche tecnica raffinata. Petkovic ha assaggiato la A debuttando col Catania nel 2013. Il Trapani spinge per una cessione a titolo definitivo per 2 milioni di euro, mentre il Pescara lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Sul fronte delle uscite è ufficiale. Il portiere Simone Aresti ha firmato un contratto annuale con la Ternana. In uscita anche il mediano Ransford Selasi, vicino al Novara. Il difensore biancazzurro Francesco Zampano ieri alla ripresa degli allenamenti non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria a tavolino attribuita dal giudice sportivo per la partita di domenica scorsa contro il Sassuolo. Allora andiamo ad ascoltarlo. Mi sono svegliato, mi sono arrivati i messaggi, poi ho visto su Sky i giornali che abbiamo vinto a tavolino 3-0 per la questione di Ragusa. Vabbè, siamo molto contenti come penso tutti quanti, quindi anche se abbiamo perso sul campo contro Sassuolo, anche se era una partita che comunque poteva portare a casa un punto se non tre. Sono 4-5 gare le prime, poi molto difficili, nessuno se la sarebbe aspettato neanche contro Napoli, quindi va bene così decisamente. Sono terzino, quindi la prima cosa che devo difendere, quindi comunque in questi anni sto lavorando col mister, ormai sono due anni e mezzo che sto lavorando col mister molto, molto bene, insieme anche a Luciano Zauri e a mister Donatelli, quindi la Serie A è un altro campionato rispetto a quello di Serie B, voglio proprio dimostrare che anche in fase difensiva sto migliorando, e anche perché quelle tra virgolette che mi manca, quindi ce la sto mettendo tutta per dimostrare che anche in questa categoria posso giocare le mie chance. A livello fisico, tattico, tecnico, cambia totalmente dalla Serie B. E noi stiamo cercando di farne parte, cerchiamo di raggiungere la salvezza il prima possibile. Manca un po' di concretezza, magari un po' lì davanti, se come Sassuolo, se dopo 3 minuti facciamo gol con Gianluca, magari poteva cambiare la partita. Abbiamo avuto tante occasioni di gol, da gol. Il Sassuolo, la prima mezz'ora l'abbiamo schiacciata nella metà campo, abbiamo giocato un grande calcio e abbiamo visto che comunque in Serie A il primo tiro che subisce magari prende i gol, quindi dobbiamo cercare di migliorare sotto a livello magari di concretezza. Serie A che è ferma per la pausa dedicata al raduno della Nazionale con le partite che ci saranno poi a partire proprio da domani contro la Francia, la nuova nazionale di Ventura, e sono 5 i convocati nelle nazionali per quanto riguarda il Pescara. Il resto della rosa agli ordini del mister Oddo continua a lavorare ed è in programma una gara amichevole alle ore 16:30 domani tra Pescara e San Nicolò, tra San Nicolò e Pescara, che si giocherà a Cologna Spiaggia. L'incasso della gara verrà interamente devoluto alle popolazioni colpite dal sisma lo scorso 24 di agosto. A renderlo noto è proprio il San Nicolò Calcio. Come detto, l'amichevole in programma alle ore 16:30 sul campo intitolato lo scorso 30 aprile alla memoria dello storico presidente Silvino D'Emilio, scomparso il 4 settembre dello scorso anno. San Nicolò e Pescara tornano ad affrontarsi a distanza di poco più di un mese, vedete proprio le immagini di quella partita, quando si affrontarono sempre in un test amichevole nel ritiro precampionato della squadra del presidente Sebastiani. In quell'occasione il Pescara si impose per 5-0 a Palena. Andiamo avanti con lo sport, adesso scendiamo in Lega Pro, ultime ore di calciomercato anche per il Teramo. I biancorossi hanno in pratica definito
l'arrivo del centravanti brasiliano Jefferson Andrade Siqueira dal Latina. Lo scorso anno Jefferson, dopo la prima parte di stagione coi Pontini in Serie B, era stato successivamente girato in prestito in Lega Pro alla Casertana, gigante di 1,90 m. Il brasiliano è l'attaccante di struttura voluto fortemente dal tecnico Zauli. Continua intanto la ricerca di un centrocampista che possa sostituire Stefano Amadio. Resta in piedi l'ipotesi Baldassin, giocatore del Messina in prestito dal Chievo. Da valutare la situazione dell'attaccante Luca Forte, che potrebbe essere inserito in uno scambio con una compagine di Serie B. Restiamo sempre al Teramo. È stata una giornata no così. Il difensore Nebil Caidi liquida la sconfitta di Lumezzane e merita riscatto sabato prossimo nella gara casalinga contro il Bassano. No, io voglio sperare che sia stata una, non so come spiegarla, se è una giornata no, perché comunque non, purtroppo è la prima, quindi non è che dici hai fatto 20 partite bene, poi questa è stata una giornata no, purtroppo era la prima e quindi è un po' strano steccare la prima, perché comunque prepari da un mese il campionato e quindi è proprio, è una cosa che non mi era mai capitata sinceramente. Però allo stesso tempo è la prima e appunto bisogna andare avanti e pensare subito a sabato, che c'è una partita veramente, veramente difficile, come lo sono tutte, perché abbiamo visto che anche il Lumezzane, nonostante secondo me non c'è superiore, però ci ha messo in difficoltà, ecco. Mentalmente abbiamo subito tanto, forse perché almeno io, ma penso anche tanti miei compagni, a fine primo tempo pensavano di poterla vincere e poi invece dopo ti ritrovi a essere in svantaggio. Quindi forse è stato quello, non so se è stato un pizzico di presunzione o non so che cosa, però ecco, a fine primo tempo il nostro pensiero era di vincerla e dopo ti sei ritrovato con una palla sporca, una mezza giocata loro, ti sei ritrovato in svantaggio e forse ci siamo un po' sciolti. Spero che non ricapiti, perché comunque dai, dobbiamo dimostrare di essere una squadra con dei valori soprattutto mentali e umani, perché comunque dopo poi gli errori si possono fare, però ecco, l'atteggiamento non deve mai essere quello sbagliato, che sabato ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati da parte di tutti, quindi bisogna cancellare subito quei tipi di atteggiamenti, perché comunque il campionato è lungo, le partite sono lunghe, quindi non bisogna mai mollare la prima difficoltà, perché comunque una squadra, se molla la prima difficoltà, è una cosa, è un punto debole grandissimo, ecco, voglio dire, non bisogna mai arrendersi, ecco, dopo la prima difficoltà. Prima di salutarci, una notizia che si riallaccia al tema con cui abbiamo aperto il nostro giornale, cioè il terremoto, perché c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3,8 poco fa alle 13:26 con epicentro nella provincia di Macerata, chiaramente avvertita soprattutto a Norcia. Diverse persone sono fuggite dai negozi aperti nel centro città, allarme anche tra i partecipanti ad una riunione nel centro operativo comunale. Protezione Civile della Regione Umbria, Vigili del Fuoco e le altre organizzazioni sono impegnate nei soccorsi, hanno subito avviato controlli per verificare se ci siano stati ulteriori danni. Ovviamente noi ci auguriamo che non sia così e che le verifiche possano andare tutte a buon fine. E questa l'ultima notizia del nostro giornale. Grazie per averci seguito e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle 23. Buona giornata.